Sono Ece Özdil, designer e ricercatore turca. Grazie a questo bando vorrei ridisegnare l'esperienza della Pinacoteca Nazionale di Siena, puntando sul creare un'esperienza autentica e contemporanea. Oggi, grazie alla ricerca desk e alla ricerca sul campo, si nota una visita un po' anonima, a volte descritta perfino deludente, nonostante la collezione sia eccezionale e lo staff particolarmente gentile. La mancanza di riconoscimento del contesto e dei visitatori è stato il punto di partenza per questa proposta di progetto. Ho notato l'opportunità di innovare i servizi e l'esperienza del museo, non puntando sulla tecnologia, ma puntando sul suo pubblico. Il bisogno è mettere il pubblico al centro del disegno e creare un'esperienza personale, un linguaggio e una comunicazione più proattiva. Uno spazio sia nel digitale che nel fisico responsivo che corrisponde ai bisogni e alle necessità delle persone. Un progetto per un museo più stimolante, con racconti delle opere, presentandole e attivandole con i linguaggi del XXI secolo. Adesso immaginiamo insieme il futuro della Pinacoteca. Passeggiando in città è aumentata la visibilità del museo. Dal momento in cui si entra nel museo, i visitatori si sentono subito benvenuti. I momenti dell'accoglienza e dell'acquisto del biglietto rendono i visitatori autonomi, stimolati e pronti per la visita. Il museo mi conosce e mi dice: è la prima volta e mi accompagna con i miei primi passi per conoscere la sua collezione. Mi vede più motivata e preparata, allora mi offre dei percorsi più profondi e mi porta a vedere l'opera attraverso temi, dando attenzione ai dettagli e allo storytelling delle opere, dalle posture ai gesti, agli oggetti, ai paesaggi, ma mi racconta anche animali e bestie. Facilita la visita perché accompagna anziani o bambini, così la visita non diventa solo facile, con un orientamento chiaro, ma anche divertente e informativa. Stanchi? Serve un momento di pausa? Con i sitting corner e gli angoli di lettura si scopre ancora il museo, il suo palazzo e la sua città. La tecnologia diventa uno strumento per innovare l'esperienza e aumentare il learning al museo, un slow and serendipitous learning experience. Grazie alla sua nuova app del museo posso personalizzare ancora di più la mia visita. Non sarebbe meraviglioso farsi raccontare dei curatori e delle critiche dell'arte sulle opere fatte apposta per me e con loro i podcast che posso ascoltare sia in museo che a casa? A casa sono ancora connessa al museo, posso visualizzare tutte le opere con il nuovo sito e scoprire tutti gli altri luoghi del museo, dalla città di Siena alla Villa Brandi e alla Chiesa della Madonna della Neve. Posso pianificare una visita, vedere orari e aperture, guardare le attività e gli eventi in un modo chiaro, sapendo con anticipo le chiusure dei piani e degli altri luoghi gestiti dal museo. Il museo non facilita solo me come singola persona, spiegandomi tutto ciò che possa avere, ma facilita anche chi fa formazione attraverso i documenti preparati per l'attività didattica al museo. L'idea dietro questo progetto è quella di avvicinare l'arte al pubblico, disegnando un museo attivo e vivente, la cui visita, una volta descritta come esperienza anonima, diventa ora un'esperienza indimenticabile per me, per te e per tutti.